ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi voglio scoprire insieme a voi il mitico friggi-friggi. Come potete vedere, con questo friggi-friggi potremo divertirci a cucinare come dei veri cuochi. Quindi andiamo a vedere un attimino la scatola e vediamo quali sono le istruzioni. Tanto ci dice che è un prodotto adatto dai 3 anni in su. È un prodotto by Giochi Preziosi e qui ci fa vedere appunto il contenuto della scatola. All'interno di questa scatola ci sono ben 18 accessori inclusi, quindi bimbi potremo divertirci veramente un sacco. Abbiamo tutto il necessario per divertirci a cucinare. Quindi adesso tiro fuori tutto dalla scatola e mi metto all'opera come una vera cuoca. Ed eccoci qui con la nostra fantastica friggitrice, ragazzi. Io non vedo l'ora di mettermi all'opera e cucinare tantissimi cose buone. Quindi la friggitrice si presenta in questo modo, come potete vedere è rossa, qui ci sono vari disegnini ed è molto carina. Quindi questa è la parte dove possiamo attivare la nostra friggitrice. Non dovremo far altro che, prima di tutto ragazze, inserire qui in questo scomparto nel retro, vedete, dell'acqua fredda o comunque ghiacciata. Questo servirà per attivare la nostra friggitrice, perché poi vedrete comunque la magia. Poi qui c'è questa rotellina che andrà spostata in senso orario, quindi in questo modo, per attivare la friggitrice, e poi in base all'alimento che decideremo di cuocere andremo a pigiare questi tastini. Quindi se vogliamo cuocere per esempio il peperone clicchiamo qui, altrimenti se vogliamo cuocere il pesce selezioniamo questa modalità, o altrimenti ci sono appunto le patatine e la pannocchia. Quindi dentro la confezione ho trovato appunto il pesciolino, il peperone, quindi qui di mangiare ragazzi ce n'è, non si muore di fame, la pannocchia, mi sta venendo fame ragazze, un bel ovetto, una bistecca succulenta. Le patatine, ragazze, sono fantastiche, adesso ve le faccio vedere. 5 patatine ed infine abbiamo anche la confezione per le patatine, il sale, giustamente, il ketchup, un piattino per le nostre patatine o per il pesce o per l'uovo, la forchettina, il coltello, la paletta per girare i nostri alimenti durante la frittura e infine il cestino. Quindi ragazze, non ci rimane altro che preparare e metterci all'opera per cucinare tante cose buone. Quindi vado ad inserire dei pezzettini di ghiaccio, così l'acqua rimane bella fredda, e vado a mettere anche un po' d'acqua qua dentro, così in questo modo, anzi ne metterei anche un pelino di più. Così. Ok, ho qui il mio cestino con all'interno le patatine, quindi incominciamo subito. Quindi possiamo incominciare a girare la levetta in senso orario e guardate ragazze, la parte superiore si riempie d'acqua, quindi clicco su patatine e metto dentro le mie patatine a friggere. Quindi vediamo che succede ragazze. Prendo la mia palettina e le incomincio a girare. Wow ragazze, magia, le mie patatine stanno friggendo e si stanno colorando, guardate. Oh che bello! Così siamo tutti bravissimi a cucinare. Quindi le cuocio ben bene finché non diventano belle dorate. E le vado a mettere dentro qui. Ed ecco qui quindi le nostre patatine cotte ragazze, ma guardate che meraviglia. Quindi io mi preparo tutto il mio bel piattino e poi alla fine ve lo faccio vedere tutto completo di tutti gli alimenti ben cotti. Ok, adesso proviamo a cuocere la nostra bella bisteccona, quindi giriamo la manopola in questo modo e come vedete qui incomincia a friggere, quindi clicchiamo sul tasto del pesciolino che suppongo che vada bene anche per la carne, appoggiamo qui
la nostra bella bistecca e aspettiamo che si cuocia. Quindi ecco la nostra bistecca quasi pronta e olè, ben cotta, quindi l'appoggio nel piattino e adesso proviamo magari con la pannocchia. Quindi clicco su il simbolo della pannocchia e vediamo ragazze come cambia colore. Wow, guardate, sta già incominciando a dorarsi. Fantastico ragazze, stiamo preparando un pranzetto meraviglioso. Quindi ecco qui la nostra pannocchia e ora passerei all'uovo. Quindi vediamo se magari lo devo mettere qui dentro oppure se va bene senza senza cestello. Ragazze, guardate, il nostro uovo sta cuocendo, è meraviglioso, guardate. Quindi guardate il tuorlo come si è scurito. Ora cuociamo anche il peperone, mettiamo il nostro peperone all'interno, diamogli una bella giratina, magari mi aiuto con la forchetta. Ecco, vedete che sta diventando più scuro? È fantastico, ragazze, dà una soddisfazione immensa. Quindi sto preparando un bel piattone meraviglioso. Il nostro peperone è pronto, quindi lo appoggerei qui. Dopo vi faccio vedere il piattino che ho fatto. E infine ci manca il pesce. Quindi eccolo qui. Anche il nostro pesciolino è quasi pronto. Quindi ecco qui. E olè! Adesso possiamo spegnere la nostra friggitrice e andiamo a vedere i nostri cibi cotti. La nostra pappa è bella che pronta, quindi abbiamo qui una bellissima bistecca succulenta e cotta a puntino, abbiamo il peperone, la pannocchia come potete vedere, il pesciolino, l'uovo che è meraviglioso, guardate, ed infine abbiamo anche le nostre patatine che sono cotte, devo dire, alla perfezione. Quindi non ci rimane altro che aggiungere un po' di sale, un po' di ketchup. Il nostro pranzo è pronto, quindi ragazze spero che questo video vi sia piaciuto. Io questo friggi lo trovo veramente molto carino, è un'idea fantastica per i più piccoli. Mi piace il fatto che aggiungendo l'acqua si possa sentire appunto il classico rumore della frittura e mi piace un sacco anche il fatto che comunque i cibi cambino colore a contatto con l'acqua fredda e quindi diventino proprio come dei cibi cotti. Per farli tornare del loro colore originale basta riscaldarli tra le mani. Quindi vi faccio vedere le patatine, guardate, basta semplicemente toccarle, guardate, e queste tornano del loro colore originale. È un'idea veramente fantastica, sono sicura che anche i miei bambini si divertiranno un sacco a giocare a fare i piccoli cuochi. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, a me è piaciuto veramente un sacco. Vi ricordo che il friggi è un prodotto by Giochi Preziosi, potete trovarlo in tutti i migliori negozi di giocattoli e toy center. Il video termina qui ragazze, io vi mando un bacione grandissimo e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!